l'impegno delle imprese del farmaco è molto cambiato negli ultimi anni e vedete quelle che sono le sfide che noi riteniamo ancora aperte, sono un po' in tutte le aree, nella depressione, nei disturbi affettivi, nella schizofrenia, nei disturbi d'ansia. E l'industria farmaceutica ha un ruolo centrale proprio perché è molto cambiato il nostro modello di ricerca. Molti dicono oggi che la ricerca sta cambiando, la ricerca non esiste più, che molti chiudono i centri di ricerca, e questo è vero in parte, nel senso che la nostra ricerca, che fino a 15-20 anni fa era fatta nei grandi laboratori delle imprese del farmaco, oggi questi grandi laboratori via via non ci sono più. Perché? Perché siamo passati da un modello di ricerca chiuso, che si chiamava Closed Model Innovation, a un modello aperto. Che cosa vuol dire? Che continuiamo a fare la ricerca, anzi la ricerca aumentata, ma non è più focalizzata nei centri delle aziende, ma si è dilatata creando quei network dell'innovazione attraverso una collaborazione pubblico-privato, privato-privato, grazie anche al contributo che hanno dato molte start-up. Perché oggi, poi lo vedremo dopo, sviluppare un farmaco ha dei tempi lunghissimi, ha dei costi abbastanza importanti, e quindi con il nuovo modello che è Open Innovation, le start-up magari cominciano a fare un piccolo screening iniziale sulle molecole che hanno la potenzialità di diventare farmaco, però poi quando la molecola ha la potenzialità di diventare farmaco bisogna inserirci dei grossi investimenti e soprattutto grosse risorse anche umane e anni di ricerca, e quindi ci vogliono dei capitali che generalmente i grossi gruppi mettono a disposizione delle start-up. Questo avviene ovviamente anche a livello del rapporto nel network con il pubblico e quindi con le università e i centri di ricerca pubblici. Grazie a questo modello che sta cambiando, vediamo un po'. Ok, qui vedete una piccola analisi sulle pipeline globali su numerose aree terapeutiche. Quello che vedete qui è molto interessante perché, come vedete, sono 420 prodotti in sviluppo nel mondo per l'area neuropsichiatrica e 59 di queste sono nell'Alzheimer, 58 nei tumori cerebrali, 33 nuove medicine sono per la sclerosi multipla, 31 per il Parkinson, e ci sono anche 22 nuove molecole che sono allo studio per il trattamento dell'epilessia. Quindi c'è un futuro nei prossimi anni che sarà esplosivo. Io parlo di, pensate che sono in arrivo circa 7.000 nuovi farmaci grazie a questo nuovo modello di ricerca che è molto cambiato, e di questi 420 di sintesi chimica sono nella neuropsichiatria. Vi do anche un altro dato, in effetti nell'immediato abbiamo visto dalla presentazione della dottoressa che la gran parte del prossimo anno saranno molecole di sintesi chimica, però vi do una buona notizia, ci sono ben 130 farmaci in sviluppo nelle aziende biofarmaceutiche, quindi di biotecnologia, e di questi vedete che 40 sono per la schizofrenia, 29 per la depressione, 28 sono sostanze sono molecole per l'abuso di sostanze, e guardate anche nelle biotecnologie ci sono 10 farmaci in sviluppo per la psichiatria, quindi anche nella psichiatria sta arrivando qualcosa, e qui lo vediamo magari un po' più nei dettagli, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo per fare due presentazioni che si integrano a vicenda, una nel breve e una nel medio-lungo termine, perché vengono fuori tutte quelle tematiche che ha aperto la dottoressa. Guardate qui, su 312 prodotti in sviluppo per l'età pediatrica nel mondo, per ogni tipo di patologia, 29 sono studiate per combattere le patologie neurologiche e 14 per le malattie mentali. Quindi c'è un'attenzione anche alla psichiatria, proprio perché cerchiamo di rispondere alle domande di salute da parte dei pazienti pediatrici, dei bambini. E vedete qui anche quei numeri che sono riportati. Mi sembrano dei numeri, direi, abbastanza interessanti. Come siamo messi noi in Italia? In Italia noi abbiamo un trend di crescita globale che vede il sistema nervoso al secondo posto per il numero di clinical trial, vedete sono 49, questi sono dati AIFA, e sono dati interessanti perché fanno vedere che negli ultimi due anni è ripartita, gli sono ripartiti gli investimenti in ricerca clinica,
Noi ogni anno, oltre, poi arriveremo dopo a definire meglio che cosa sono i nostri investimenti, noi investiamo circa 2 miliardi e 4 all'anno, di cui 1 miliardo e 6 in ricerca pura, e poi investiamo circa 700 milioni in studi clinici. Fare 700 milioni in studi clinici sembra una sciocchezza, però è una cosa importante, perché anche le amministrazioni delle ASL e degli ospedali, quando c'è uno studio clinico, oltre a poter usufruire del farmaco in anticipo, poter usufruire del farmaco gratuitamente, poter mettere a disposizione dei pazienti prima magari anche il farmaco innovativo e poter mettere a disposizione della pratica clinica per poter imparare a gestire meglio questi nuovi farmaci in anticipo, ovviamente tutte le spese del paziente sono a carico dell'azienda che fa lo studio clinico. Però anche qui vedete che per quanto riguarda gli studi clinici, il sistema nervoso è al secondo posto dopo l'oncologia e quindi è davanti a tutti i trial clinici che vengono fatti per esempio per le malattie virali, per il sistema cardiovascolare. Quindi è un futuro sicuramente interessante. La ricerca biotecnologica in Italia, anche in questo caso, è importante. 46 nuovi progetti di biotecnologie che sono già presenti in Italia. E qui lo vedete a che punto sono, perché c'è qualche progetto, il 22% che è in fase di discovery, il 9% in fase preclinica, però abbiamo il 15% di progetti di questi progetti in fase 1 e in fase 2 abbiamo il 28%, ma il 26% è in fase 3. Quindi c'è un futuro interessante anche per nuovi prodotti nell'area, sistema nervoso. C'è da dire una cosa, che questi ovviamente noi abbiamo avuto una crisi della ricerca proprio perché il modello, quello della closed innovation, non era un modello che funzionava più bene. Se andavate qualche anno fa, 7-8 anni fa, su Google e digitavate insuccessi della ricerca farmaceutica, trovavate 15, 16, 17 mila voci che parlavano di questo. Oggi quando si fa la stessa domanda si trovano 7 mila nuovi farmaci che stanno arrivando, proprio perché il modello che è cambiato, poi la scoperta del genoma ci ha dato ovviamente delle indicazioni straordinarie. Però il problema qual è? Che oggi sentiamo parlare di farmaci nuovi, di farmaci che stanno arrivando. Ed è interessante una cosa straordinaria. Io adesso magari vi faccio un esempio che è molto discusso sui giornali, no? Però per esempio il farmaci delle antiepatite, tutti parlano di questi farmaci come dei farmaci nuovissimi. Adesso vi dico una cosa che è un po' in controtendenza, soprattutto perché la dico io che rappresento l'industria. Bene, questi farmaci sono già vecchi, perché per sviluppare un farmaco ci vogliono 10-15 anni, quindi questi farmaci significa che sono stati scoperti 10 anni fa. Quindi la ricerca nel frattempo, negli ultimi 10 anni, essendo cambiato il modello, essendo arrivati a questo modello di networking con le reti di innovazione aperta, è diventata molto più produttiva e vedrete che nei prossimi anni arriverà molto di più di quello che non è arrivato negli ultimi anni. Ci vogliono dei 10-15 anni e ci vogliono investimenti ingenti, 2 miliardi e mezzo, per quello che vi dicevo, le start-up che hanno nella fase di discovery la capacità magari di trovare un farmaco che può, un prodotto, una molecola che permette di diventare farmaco, poi devono sostenerli questi costi. E solo una sostanza ogni 5-10 mila arriva sul mercato e 2 sostanze su 10 sono in grado di ammortizzare i costi della ricerca e sviluppo. Quindi è un percorso lungo, è un percorso impegnativo, è un percorso che a volte non porta nemmeno risultato. Mi piacerebbe farvi una domanda. Sapete qual è la percentuale di successo delle nuove entità molecolari dopo la fase 1? Una percentuale. Non arriva al 4%, quindi questo vi lascia più o meno aperto un orizzonte su quelli che sono i rischi della ricerca. Ovviamente, anche vi dicevo prima, la scoperta del genoma, l'uso dei biomarcatori ci sta dando una grossa mano ad accelerare i tempi e a fare delle scoperte, direi, molto interessanti. L'uso dei biomarcatori sta migliorando tutte le fasi, soprattutto per quanto riguarda la selezione dei pazienti da inserire nei clinical trial, soprattutto nella fase di prognosi, ma anche nella fase di predire quali saranno i risultati del trattamento. Questo è un dato estremamente interessante perché consente di fare una ricerca più mirata, ma consente anche poi di misurare degli outcome precisi facendo delle terapie mirate, sapendo che quel farmaco su quel tipo di paziente funzionerà e magari su quell'altro paziente è inutile darglielo.
Abbiamo fatto anche un'analisi quantitativa e qualitativa per quanto riguarda i biomarcatori che vengono utilizzati oggi nel sistema nervoso centrale. Guardate le pubblicazioni che ci sono oggi per quanto riguarda i biomarcatori, la ricerca clinica in neurologia e in psichiatria, ci sono ben 14.000 dati di pubblicazioni nella neurologia e 9.000 nella psichiatria, quindi vuol dire che siamo già in queste aree orientate verso il futuro. Due parole su di noi, ve lo dicevo prima, 1,4 miliardi direttamente investiti in ricerca e sviluppo, per arrivare ai 2,6 miliardi mancano 1,2 miliardi che sono gli investimenti che facciamo in innovazione nei laboratori produttivi, vi dicevo prima, però quello che è interessante che nel 2015 sono aumentate da noi del 50%, del 54% le domande di brevetto. Quindi vuol dire che la ricerca è diventata estremamente produttiva e quindi qui lo vedete, l'intensità della ricerca, fatto 100, l'intensità della ricerca nella farmaceutica, vedete mediamente qual è la differenza con l'industria manifatturiera, ma anche con l'industria di media alta tecnologia alla quale noi apparteniamo. Ecco, io mi fermerei qua dandovi anche un orizzonte di futuro diverso. Le aziende farmaceutiche si stanno anche cercando di cambiare pelle, non siamo più solo le aziende che fanno la ricerca sulla molecola o sul prodotto biotecnologico, ma sono aumentati ormai gli investimenti anche in tutte quelle attività che diciamo a supporto del farmaco, i servizi, le terapie personalizzate, le terapie avanzate, la medicina di genere, per esempio le collaborazioni con le start-up. Qui vedete la percentuale oggi di aziende che lavora in questa direzione e come sarà fra 3 anni. Quindi praticamente saremo ben oltre il 50% di aziende che vanno a investire anche in questa direzione, quindi non solo più nel portare il farmaco alla destinazione del paziente, ma con tutto quello che c'è intorno. E il dato è interessante perché con un'altra ricerca si è visto che in un paese che sta cercando di uscire dalla crisi faticosamente e l'industria ha dato il suo contributo in termini di crescita, crescita della produzione, crescita dei dati economici, perché non ci dimentichiamo che noi dobbiamo tornare a crescere come paese se vogliamo finanziare la sostenibilità del nostro sistema sanitario, perché se non cresciamo, essendo questo un rapporto sul PIL, ci sono meno investimenti. Questa crescita che c'è stata, che ha portato delle previsioni, delle risultati anche migliori delle previsioni del PIL nel 2015, arrivando all'1%, è gran parte dovuta a due settori, il settore degli autotrasporti in Italia e il settore della farmaceutica. Questo ha dato uno slancio nuovo, il governo sta avendo un atteggiamento pro-innovation perché non credo che ci siano molti altri paesi in Europa, forse nessuno, anzi sicuramente nessuno, che in un momento di crisi hanno trovato le risorse per i farmaci innovativi, quei 500 milioni e anche gli altri 500 milioni per l'oncologia, e questo dà fiducia alle aziende perché in una ricerca fatta ancora sulle aziende il 75% delle aziende ha dichiarato che gli investimenti nei prossimi anni saranno in crescita. Quindi tutti quelli che ho dato come dati della ricerca dei farmaci che stanno arrivando, a questi aggiungeteci che il 75% dell'industria è disposto ad investire di più e quindi credo che gli outcome saranno ancora migliori di quelli che sono stati fino ad oggi. Io vi ringrazio, spero di avervi fatto fare un piccolo escursus in quello che sarà il futuro di quest'area, perché molti prodotti stanno arrivando e ovviamente daranno nuove speranze ai clinici, ma soprattutto ai pazienti che come dico sempre io, scusate, ma lo diceva il fondatore della nostra azienda, che qui mi tolgo un attimo dal capello di Farmindustria, lui diceva sempre una frase straordinaria, perché Paul Janssen credo che abbia fatto la storia della psichiatria, diceva sempre: ricordatevi che i pazienti stanno aspettando. Thank you.